Città sostenibili e benessere e qualità della vita sono i temi al centro degli interventi e delle tavole rotonde della terza e ultima giornata di lavori all'Aurum di Pescara per la prima edizione di Terra, il forum nazionale sulla transizione energetica. Ospite di punta della mattinata è stato Oscar Farinetti, imprenditore fondatore di Italy e Green Pea, promotore di un nuovo modo di produrre e acquistare in maniera sostenibile, perché il cambiamento è necessario, oggi più che mai, in funzione di una crescita consapevole che consenta di invertire la rotta. La sostenibilità delle città passa anche attraverso un nuovo modo di immaginare il commercio, proprio come con il suo Green Pea? Sì, tanto passa attraverso l'instaurazione di nuovi sentimenti. Dobbiamo cambiare completamente visione del consumo. Io sono contrario alla decrescita felice, perché la decrescita è sempre infelice, però sono a favore di una crescita consapevole. E noi che ci occupiamo di consumo, quindi siamo il centro di un modello sociale, perché il nostro modello sociale si chiama società dei consumi, dobbiamo essere i primi a convertire la nostra offerta con questi nuovi sentimenti nuovi. Non abbiamo più tempo per rimandare scelte che ormai non sono più rimandabili. Allora cosa manca davvero per arrivare ad una piena sostenibilità? Perfino qualcuno che sostiene che ormai il tempo è scaduto. Il 90% degli scienziati ci dice che se non cambiamo modo di creare energia e di consumarla per realizzare prodotti e servizi da consumare, andremo a sbattere contro il muro, cioè finirà la vita umana su questo pianeta. Un bel terzo di questo 90% dice che siamo già fottuti. Speriamo che abbiano ragione gli altri. Qui dobbiamo velocemente andare verso la sovranità energetica in Italia. Le grandi città si stanno impegnando, è molto interessante che Pescara abbia organizzato una cosa di questo tipo, ringrazio sia il dottor Russo che l'assessore, perché secondo me questo è un gran bel segnale, questo sono cose che possono servire proprio a modificare i sentimenti. Le grandi aziende energetiche italiane ci dicono che se gli togliamo un po' di burocrazia in 2 anni e mezzo ci portano all'80% di energia da fonti rinnovabili, questo è un compito della politica che deve muovere la politica. Il compito nostro è poi utilizzare questa energia rinnovabile e per produrre prodotti senza packaging inquinanti, con dei trasporti leggeri, eccetera. Poi bisogna piantare soltanto 1.000 miliardi di alberi nel mondo, ma è facile, noi italiani possiamo dare un bel contributo, anche se abbiamo una terra molto piccola, ma soprattutto quello che dicevo prima, cambiare proprio il nostro rapporto col consumo, che non diventi solo più consumismo. Vede, tutte le parole che finiscono con ismo, da buone diventano cattive, pensi a buono, che buonismo è brutto, consumo, consumismo. Dobbiamo togliere gli ismi e introdurre i rifare, riciclare, ripensare, ridisegnare.